Adesso vado a chiamare, non capisco perché, forse era lasciati spenti per evitare che ci siano tutte queste cose. No, le chiudo, adesso vado a chiamare i tecnici che c'erano in fondo. Pronto, pronto? Buongiorno, per cortesia prendete posto a sedere in modo che possa cominciare la lettura. Per cortesia seduti, magari venite anche un po' più avanti in modo da aprire, da sedere nelle prime file. Ecco, e poi per cortesia, quando avete preso posto, un attimo di silenzio, in modo che possa cominciare, visto che l'acustica non è meravigliosa. Ecco, mi siedo anch'io. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in... a questa che è la 36esima edizione delle letture del Mulino. Un benvenuto particolarmente caloroso, dopo l'interruzione forzata dello scorso anno, che ci vede riuniti qui, in questo palazzo, carico di storia, nel cuore della città di Bologna, per accogliere il nostro gradito ospite, il professor Nello Cristianini dell'Università di Bristol, che ringraziamo a nome del Mulino per aver accettato l'invito. Ma un saluto e un benvenuto altrettanto cordiali lo voglio dare ai tanti amici che ci stanno seguendo in diretta streaming e che ringrazio per aver voluto partecipare, sia pure da lontano, a questo appuntamento con il Mulino. Il professor Cristianini viene da Bristol, come vi ho detto, dove insegna intelligenza artificiale dal 2006, ma italiano, italianissimo. Si è laureato in fisica a Trieste e poi ha proseguito i suoi studi all'estero, in Gran Bretagna, ma anche negli Stati Uniti, dove ha insegnato statistica per alcuni anni all'Università della California, Davis. Il professor Cristianini si occupa da anni di machine learning, ovvero di vari aspetti dell'apprendimento delle macchine, quelle macchine intelligenti che saranno l'oggetto della sua lettura. E con i suoi lavori ha contribuito sia alla teoria matematica che alle applicazioni pratiche di questa tecnologia, spaziando dal campo medico all'umanistica digitale, alle scienze sociali. E qui ricordo le sue ricerche, le sue analisi su vasta scala dei contenuti di giornali italiani, stranieri, antichi e contemporanei, dei contenuti di Twitter. E più recentemente, attualmente, sta lavorando a un problema molto impegnativo, che è quello delle conseguenze etiche e culturali dell'utilizzo su vasta scala delle tecnologie intelligenti e degli strumenti necessari, normativi, legislativi, per attenuarne gli effetti negativi e contrastare i rischi sociali indessi insiti per la nostra privacy e autonomia individuale. E mi piace ricordare che su questi temi il professor Cristianini è stato invitato a parlare al Parlamento europeo nell'annuale STOA Lecture del 2017, proprio per discutere le implicazioni sociali dell'adozione degli algoritmi intelligenti. Solo una nota finale, prima di lasciare la parola al professore. Ecco, il Mulino, nella sua ormai più che trentennale storia delle letture, ha ospitato moltissimi studiosi di scienze umane, letterati, filosofi, sociologi, storici, politologi, sociologi, spero di non dimenticare nessuno. Quest'anno
per la prima volta abbiamo invitato uno scienziato, segno dei tempi, ovvio, ma non solo. È una scelta in perfetta coerenza con una politica culturale che il Mulino sta seguendo ormai da anni, consapevole del grande impatto che scienza e tecnologia hanno nelle nostre vite quotidiane, individuali e collettive, sta perseguendo con una sua linea di pubblicazioni un progetto di divulgazione scientifica volto a gettare un ponte tra scienze umane e scienze naturali e fisiche. Ed è su questo terreno che abbiamo scoperto molti punti di contatto con il professor Cristianini. E quindi lascio la parola a lui, che vi racconterà meglio di me le cose. Grazie. Grazie a tutti, grazie Giovanna, grazie per l'invito. Aspetto che vengano le slides, eccole, benissimo. Io vorrei solamente semplicemente parlare di intelligenza artificiale. Se non mi sentite avvisatemi, in effetti l'acustica è un po' difficile, quindi fatemi un segno. Dunque, intanto vorrei parlare di quello che faccio, macchine intelligenti, e poi vorrei solo raccontare una storia. Se riesco a raccontare questa storia sono contento oggi, è già tanto. Di cosa parliamo? Intanto la prima cosa. In questo momento, se ci facciamo caso, abbiamo macchine che fanno tutto quello che c'era sulla lista della spesa dei fondatori dell'intelligenza artificiale degli anni 50. Cioè, se prendete gli atti dei convegni degli anni 50 in cui si elencavano le cose che volevamo costruire, le abbiamo fatte tutte. Traduzione automatica, trascrizione del parlato, riconoscimento dei volti, degli oggetti e avanti. Sono passati più anni del previsto, ma in questo momento si può dire la missione è compiuta in un certo senso. Quello che si voleva fare si è fatto. Si è fatto anche di più. Infatti queste macchine oggi filtrano la corrispondenza, raccomandano le notizie che leggiamo, individuano transazioni bancarie sospette, eseguono diagnosi medica. Questo è al di là. Fanno delle cose ancora più preoccupanti, forse. Vagliano domande di lavoro, assistono in decisioni giudiziarie, decidono se concedere un prestito. C'è addirittura un progetto un po' raggelante che propone di usare queste macchine per riconoscere le menzogne in qualcuno che fa domanda di asilo mediante interrogatorio visivo. Sono cose che si stanno facendo o discutendo, ma ci sono anche dei problemi. E questo è il motivo per cui cerco di parlare di questo spazio, fra le scienze sociali e quelle tecniche. Continuiamo a vedere nella stampa, questo è un piccolo esempio della stampa italiana, ma ce ne sono mondialmente, dei dubbi che queste decisioni siano influenzate da pregiudizi in alcuni casi, notizie false, persuasione, manipolazione dell'opinione pubblica e addirittura il rischio della dipendenza da contenuti digitali. Ecco, abbiamo da un lato conquistato un problema tecnico e dall'altro creato moltissime ansie nella popolazione. E questo è il tema di oggi. E c'è un motivo per cui discutiamo oggi, che ve lo dirò fra un minuto. Quello che sta succedendo è che questa tecnologia è uscita dal laboratorio ed è entrata nelle nostre case. Non è più un argomento accademico, ma è un pezzo della nostra vita quotidiana. Infatti nel mio telefono c'è tutte quelle cose che ho elencato, dalla traduzione al riconoscimento delle immagini, sono qui. E stiamo cominciando a scoprire delle conseguenze inattese. Ora, tante volte si sente dire, c'è anche una famosa battuta di Obama che dice, beh, stacchiamo la spina, la macchina si ferma. La verità è che non possiamo staccare la spina, perché non c'è modo di usare un sistema di email dove il 95% dei messaggi sono indesiderati. Ci vuole un filtro intelligente. Lo stesso per il motore di ricerca. Non potremmo usare Google
è il web senza un motore di ricerca. YouTube contiene 80 miliardi di video. Sarebbe impossibile da usare. Noi dipendiamo da questa tecnologia. E siccome non possiamo vivere senza, dobbiamo trovare un modo per convivere con queste macchine. E per questo, con questo io intendo, dobbiamo dettare le regole. E questo è il momento in cui stiamo dettando le regole. Cioè la Commissione ha scritto una proposta di legge, il Parlamento la vaglierà nel 2022. Abbiamo cominciato a fare quello che si deve fare. Stiamo regolamentando una tecnologia perché è diventata adulta. Come si regolamenta tutto il resto. Ecco perché questo è il momento di pensare seriamente a queste cose. Perché c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Non basta un informatico per comprendere i rischi di queste cose. È un momento importante questo. Bene. Effetti collaterali. E poi arrivo alla storia che vi ho promesso, che ci aiuterà a navigare questo spazio. Prima cosa, giusto per essere chiari e franchi, con buona pace dei filosofi, l'intelligenza artificiale significa delegare decisioni alle macchine. Se la decisione non è delegata, non ha nessun senso. Se c'è una persona a controllare, non serve la macchina. Noi vogliamo delegare. E nasce il problema della fiducia. Se la macchina decide sul curriculum di un candidato, o su quale lettera io leggo, o su quale notizie posso leggere, devo potermi fidare. C'è proprio un fatto di fiducia. Ci sono problemi di fiducia tecnica, se funziona, quanto bene funziona, e anche su problemi più complessi, rischio di manipolazione, di sfruttamento. E abbiamo già visto diversi effetti collaterali inattesi, imprevisti, che emergono da ogni direzione e li stiamo vivendo come una serie di problemi separati. Sarebbe utile capire a fondo le loro radici, perché sono sempre le stesse. E le radici di questi problemi stanno nel modo in cui abbiamo costruito queste macchine. Ecco la storia di oggi. Come abbiamo costruito queste macchine che tentavamo da 70 anni di costruire. Ecco i dettagli, per favore. So che nel mondo bellissimo della sociologia, degli umanisti, della filosofia, spesso i dettagli tecnici sono trascurati, ma in questo caso, per favore, seguitemi, perché il dettaglio è quello che dovremo regolamentare fra un anno. Bene, ecco la storia. La storia delle tre scorciatoie si chiama. Bene. Io tra l'altro non ho neanche l'orologio, quindi se posso controllerò, ecco. Prima cosa. Chi di voi si ricorda come tentavamo di fare intelligenza artificiale qualche decennio fa? Gli economisti si ricorderanno Herbert Simon con quei lavori sul General Problem Solver, una macchina che dimostrava i teoremi in modo logico, partendo dagli assiomi e deducendo le dimostrazioni. Ecco, quello era il prototipo, il paradigma della macchina intelligente negli anni 60. E paradigma è una parola che useremo più tardi. Il classico modello era questo. Se volete fare un ponte, imparate la statica e poi fate il ponte. Volete fare un aeroplano? Imparate l'aerodinamica e poi disegnate l'aeroplano. Volete fare una macchina che traduce? Imparate la linguistica. Questa era la filosofia del passato. Il mio relatore della tesi a Milano 25 anni fa diceva così: impara la linguistica, impara Chomsky, impara quello che devi imparare e poi saprai come tradurre. Era una filosofia. Il problema è che noi non conosciamo abbastanza bene il linguaggio, la percezione, la medicina, da poter implementare quelle teorie. Ogni volta che l'abbiamo fatto non ha mai funzionato. Non è che abbiamo avuto una versione di Google che traduceva mediante linguistica e ora l'abbiamo trasformata in qualcos'altro. Non c'è mai stata. Dopo 50 anni di lavoro, questo metodo di comprendere la teoria e le conoscenze e gli assiomi e dedurre il resto non ha funzionato. All'inizio degli anni 90 c'era una vera crisi dell'intero settore, non c'era un mercato dell'intelligenza artificiale, non c'era un'applicazione che traducesse. E questo era generale, non solamente nel linguaggio. E a un certo punto ci siamo posti un problema. Una scorciatoia importantissima ha sbloccato la situazione. La riassumo in una frase che ha detto Friedrich Jelinek alla IBM. Questo signore qui, negli anni 80, si era messo a tradurre e a trascrivere il linguaggio naturale
sfruttando metodi solamente statistici, senza nulla di teorico. E all'epoca si usava le grammatiche per riuscire a decidere se una frase era grammaticalmente ben formata, e non funzionava. Nel giro di pochi anni, utilizzando metodi puramente di forza bruta statistica, hanno costruito un sistema che traduceva. E la sua frase famosa era: ogni volta che licenzio un linguista, la mia performance aumenta. Ecco, quello era un momento negli anni Ottanta in cui si comincia a dare dignità a questa scorciatoia di dire: se non capisci un sistema, non c'è problema. L'importante è emulare statisticamente il suo comportamento. Amazon, la compagnia, ha fatto uguale 10 anni dopo. C'è un giorno nel 97 in cui licenziano gli editori umani che facevano le recensioni e li rimpiazzano con delle macchine. Hanno avuto un conflitto interno in quell'anno, hanno vinto le macchine. Da quella volta Amazon è orgogliosamente basata su algoritmi che raccomandano i libri da comprare. Gli umani non decidono più queste cose. Ecco, fra gli anni 80 e gli anni 90, fra Jelinek della IBM e Amazon, notate, nessuna università, sono due compagnie americane, si è trasformato il modo in cui pensiamo all'intelligenza artificiale. Google nasce nel 2000, Facebook nasce ancora dopo, vi sto parlando della fine degli anni 90. Abbiamo scoperto che semplici relazioni statistiche possono aiutarci a fare molte di quelle cose che volevamo fare. Ecco lì, ho messo dentro nel Google una frase incompleta: Bologna è una be, e la macchina ha completato giustamente: è una bella città. Questa cosa qui si fa in modo statistico, non c'è comprensione della grammatica, la coordinanza del genere della parola, il numero, il plurale, è tutto corretto. È possibilissimo completare una frase che sto scrivendo automaticamente senza comprenderne il significato. Basta che la macchina abbia visto miliardi di documenti, studiato la statistica e poi fa delle previsioni probabilistiche. Ora, completare una frase non è così diverso da completare il carrello della spesa quando compro dei prodotti su internet. Se ho comprato questo e quello e quell'altro libro, forse mi interessa questo libro. Predire quale libro comprerò non è così diverso da predire quale video mi interesserà. Ecco, lo stesso metodo si usa per modellare il linguaggio, gli acquisti, le notizie che voglio leggere, i video che voglio guardare. È sempre uguale. Se ho miliardi di dati sulle attività di tante persone, posso spremerli come un limone e ottenere dei comportamenti intelligenti, senza mai rappresentarli in modo simbolico, senza mai avere un elenco di regole logiche. La macchina fa previsioni statistiche che vanno bene. E così traduciamo, trascriviamo, riconosciamo le immagini. E si chiama questo apprendimento automatico, machine learning. Il machine learning è quello che faccio io da 25 anni, mi fa molto piacere che funzioni, però ha dei limiti di cui dobbiamo parlare. Nota. Gli psicologi sanno benissimo che spesso chiediamo ai soggetti di completare delle frasi o completare delle sequenze come segno che hanno compreso qualcosa. Ecco, togliamo delle parole e chiediamo alla gente di completarle. Questa cosa qui le macchine la fanno benissimo. Completano facilmente la parola mancante in base al contesto, senza bisogno di comprendere alcunché. Possono farlo in finlandese, in giapponese, in qualunque lingua, non fa differenza. Questo è importante. La previsione e la comprensione sono separate in questo momento. Se uno è un filosofo, questo è un punto importante. Per me, da scienziato, noi facciamo così. Chiediamo alla macchina di completare questi pezzi mancanti di una grande matrice. Sono matrici queste tabelle di 1 miliardo per 1 miliardo di numeri. Sono cose enormi che possono rappresentare i film che abbiamo visto su Netflix. Tutti i cittadini italiani, tutti i film nel catalogo, chi ha visto cosa. E poi la domanda è: questo film piacerà a questa persona? Ecco, completare le entrate mancanti in questa tabella su scala enorme. Si fa? Siamo diventati veramente bravi a fare questo? Vi immaginate, poi possiamo usarlo dappertutto. È come un motore matematico che si può applicare a tantissime cose. Completare i pezzi mancanti. Questo è l'essenza dell'apprendimento statistico. Non c'è un segreto.
Sono relazioni statistiche che abbiamo imparato ad estrarre e a sfruttare. Bene, spero di avere finito. Per chiarire, e poi finisco questa scorciatoia qui, vi racconto come si affrontava lo stesso problema a 25 anni di distanza. Perché io quando ero studente all'università, la tesi l'ho fatta non a Trieste ma a Milano, dove c'era il professor Somalvico, che riceveva gli studenti, e mentre io scrivevo sul suo tavolo. Se uno gli chiedeva una domanda del genere, voglio costruire un sistema che riconosce i volti delle persone, lui avrebbe detto, studia l'anatomia, dimmi come si fa, come è fatta una faccia, fai un algoritmo, cerca di trovare il modo in cui si può classificare un volto. E qui in genere ci si bloccava, ma questo era il procedimento. È successo a me che il mio studente mi ha chiesto la stessa domanda nel 2012 e io ho detto, riesci a trovare 10 milioni di immagini di persone? Lui ha detto sì. Ho detto vai. E lui nel giro di 7 giorni ha detto, ho trovato 10 milioni di persone. Io ho insistito che fossero dati non personali, che usasse solamente gli attori dei film di Hollywood, così da non violare nessuna privacy. Ha trovato milioni di film di Hollywood con gli attori. Bene, abbiamo addestrato una cosa che si chiama una rete neurale, che è un meccanismo statistico. Nel giro di pochi giorni potevamo predire il sesso della persona al 97,5%, senza sapere nulla, senza comprendere quale proprietà della faccia venisse sfruttata, ma funzionava. Tanto bene che l'abbiamo usato poi per le nostre ricerche che facciamo costantemente quando analizziamo i giornali. Noi ci interessa sapere ogni giornale se parla di uomini, di donne. Usiamo questo. Funziona così bene. Il mondo è cambiato. E 25 anni fa, per raccogliere 10 milioni di immagini, avremmo speso una fortuna. Adesso è gratis. E l'algoritmo era gratis, era tutto gratis. Però abbiamo dovuto fidarci della statistica. E qui iniziano i problemi, di cui discuteremo dopo. Per esempio, immaginate voi se i volti degli attori di Hollywood del passato sono un campione rappresentativo della gente che vive in America o in Europa, perché poi sono queste le domande, no? Comunque, questo è quello che si fa oggi. Questo è quello che manda avanti. Ecco. Allora, riflettendo su questi punti, qualcuno addirittura in passato ha scritto un articolo che si chiama La fine della teoria. Non c'è più bisogno di teorie. Faremo previsioni come il meteo per ogni cosa. Non c'è bisogno di teorie. Amazon non ha una teoria psicologica del cliente. E avanti così. Google Translation non ha una teoria linguistica del linguaggio, però funziona. C'è stata molta discussione sul metodo scientifico in questo campo qua. Ma è un fatto che abbiamo smesso di fidarci delle teorie. E produciamo conoscenze statistiche. Bene, c'è un bell'articolo che si chiama La irragionevole efficacia dei dati del 2010, che racconta tutto questo mondo. E questi in particolare in questo articolo sono molto favorevoli a questo mondo. Bene, qual è il problema di questa scorciatoia? Che c'è bisogno di un ingrediente, e l'ingrediente sono i dati. I dati, primo, dove saltano fuori? E qui c'era questa fase di euforia qualche anno fa in cui si diceva i dati sono il nuovo petrolio, è una risorsa naturale che va sfruttata, e abbiamo avuto diversi anni di euforia politica e accademica sui dati personali e avanti così. Questo era The Economist, per esempio. Io, per esempio, per insegnare alle mie macchine a tradurre ho bisogno di milioni di documenti bilingui. Io uso gli atti del Parlamento europeo perché sono già costruiti in modo da essere tradotti comunque, esistono, la macchina impara da lì. I canadesi hanno una cosa simile, anche in Svizzera c'è qualcosa, già che ci sono queste traduzioni. Ovvio che la macchina diventa veramente brava a tradurre un argomento, ma non un altro, no? Dove troviamo questi dati è un problema. Bene. Seconda scorciatoia. Qui i dettagli contano, scusate, ma i dettagli contano qui. Si è proposto di riciclare i dati che esistono già in natura. Questo momento è arrivato nel 2010, c'era
momento in cui tutti quanti cercavano di riciclare i dati. Si usa i giornali, si usa Wikipedia, si usano tutto quello che c'è già in natura per addestrare le macchine. Bene, adesso vado veloce, ma questo lo salto che in inglese, ma comunque l'idea è, si spingeva e si è spinta molto l'idea di fare uso di tutto quello che c'è già esistente nei dati. Questo è un bel articolo che raccomando. Conclusione, mancava solo un pezzo. Il pezzo finale era come facciamo a chiedere ai clienti, agli utenti, cosa vogliono. E gli utenti non è che si può fargli un questionario da compilare sui loro gusti in termini di video. La gente non fa queste cose. Ne non clicchiamo nemmeno sul consenso per i cookie nel web, è fastidioso. Si è deciso di osservare gli utenti mentre usano i video e imparare da questo. Ecco un momento nel 96, che questo ho perso, che dice se un utente clicca su un video è segno che mi sta segnalando che vuole queste cose qui. Sembra una piccola approssimazione, ecco questo articolo. Facciamo una scelta di design, crediamo che gli articoli cliccati da ogni utente siano rilevanti per questo utente, eccolo qui. Piccola scelta. Ogni volta tante piccole scelte ci portano verso questo punto. Oggi, le macchine di oggi osservano che notizie guardiamo, decidono che ogni click segnala che vogliamo più di queste notizie e ce ne danno di più, senza curarsi degli effetti collaterali. Bene, tutto risolto. Entro il 2010 avevamo tutti i pezzi insieme. Avevamo risolto tutte le sfide, si poteva fare traduzione, raccomandazione, filtraggio degli email. Era un momento da celebrare. Dopo 60 anni di ricerca c'erano delle macchine intelligenti. Bene, il problema è questo, che subito dopo si comincia a parlare di decisioni ingiuste, algoritmi con pregiudizi di genere o razziali e avanti così. E questo ha continuato a emergere negli ultimi 10 anni, costantemente. E il problema è cosa possiamo fare. Nel mondo, questo è nel mondo. La questione è, ecco perché insisto sui dettagli, se la macchina funziona così, non è che possiamo andare a leggere dentro quale tipo di pregiudizio la macchina abbia assorbito. È tutta un'enorme quantità di numeri, statistiche, non ci sono delle regole logiche da controllare. I dati li abbiamo presi dal mondo esterno, senza alcun criterio, la macchina ha assorbito quello che ha assorbito. Pensateci un attimo, per controllare i vaccini del Covid abbiamo speso dei soldi, abbiamo creato dei gruppi di controllo, 30.000 pazienti, 30.000 persone sane, randomizzati, abbiamo speso un sacco di soldi per ciascuno, per capire che la medicina funziona. Qui no, qui si prende da internet 10 miliardi di documenti senza controllare e si insegna alla macchina a parlare o a trascrivere o a tradurre senza alcun controllo. E questo è il grande problema di questo approccio, che non sappiamo come garantire. Bene, 4 esempi, vi dico subito, poi vi lascio in pace perché vedo che siete stanchi. ProPublica, una rivista online che fa investigazioni, 5 anni fa ha fatto uno studio molto approfondito di software che si usa negli Stati Uniti per aiutare decisioni del giudice. E ha studiato con grande cura una serie di casi, dimostrando, loro dicono, che lo stesso tipo di profilo dell'imputato viene trattato molto diversamente in base alla razza. E questo è un articolo che ha fatto molto scalpore. Solo la razza predice più di altre cose. Cambridge Analytica, 3 anni fa, l'uso di metodi psicometrici per trovare le persone da bersagliare con dei messaggi politici. Il profilo psicometrico è creato in modo statistico da quello che faccio su Facebook. Quindi io su Facebook faccio qualcosa, il meccanismo capisce la personalità, per esempio, e decide quale messaggio avrà più effetto su di me. Notate che quello studio si basa su un articolo che era apparso 1 anno prima. Cioè, in 1 anno, da articolo accademico a prodotto. Come si fa a regolamentare possibilmente una cosa così? In 1 anno ci hanno messo, era su
PNAS, The Proceedings of the National Academy of Science, uno studio teorico, qualcuno l'ha visto un anno dopo, Cambridge Analytica. Clearview, questa è in azione adesso, qui si può fare qualcosa. Una compagnia che si è messa a raccogliere le immagini di tutti su social media e le vende alla polizia come servizio per riconoscere le foto delle persone. Hanno moltissimi clienti nelle forze dell'ordine. Data una faccia di un sospetto, questa compagnia gli dirà il nome del sospetto, usando facce di persone raccolte online. Loro si vantano di aver superato alcuni miliardi di individui. Non fanno nemmeno finta. Loro dicono, questo è quello che facciamo. Clearview. Io so che il nuovo AI Act, se approvato nella forma che c'è adesso, non consentirebbe l'uso di queste cose in Europa. Però teniamo gli occhi aperti, perché fra qui e quel giorno lì le cose cambieranno. Fake news. Sono due cicli elettorali in America già, e in Italia uno, in cui si parla di notizie inventate che girano e circolano. Ora si parla di fake news addirittura per la questione dei vaccini in Italia. Se noi mandiamo le notizie in modo individuale a ciascuno in base al profilo psicometrico o alle attività passate, non si capisce più chi legge cosa. Questo è chiaro. E poi questa era gelante. Hai border control. Questo è un progetto del tipo Horizon 2020, che è progetti europei, che coinvolge anche la polizia ungherese, tra gli altri. Questi dicono, possiamo fare un'app che intervista il rifugiato prima che arrivi al confine ungherese, e in base all'intervista capiremo se sta mentendo. Molto discutibile la scienza, molto discutibile l'etica, ma l'idea che ci sia questo istinto è importante. Perché fin tanto che noi non blocchiamo certe strade, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di prenderle. Ecco, questo è un esempio di quelle cose che si potrebbero fare se non le blocchiamo. Bene, qua vi risparmio adesso altri dettagli. Però una domanda è questa. Se la macchina impara a predire cosa mio figlio cliccherà su YouTube, mio figlio sta rivelando i suoi interessi o le sue debolezze? E se sta rivelando alla macchina le sue debolezze, la macchina si specializza sempre di più nello scoprire cos'è che lo influenza. È giusto che un minore sia messo di fronte a questa macchina. Ecco, ci sarebbe da studiare queste cose. Come vedete, ogni singola cosa si trova all'interfaccia tra le scienze sociali e quelle tecniche. E questo è uno spazio veramente, credetemi, inesplorato. Non sto scherzando, sembra banale, sono due mondi così chiari. Lo spazio in mezzo non è così chiaro. Ecco perché abbiamo tanta confusione. Io sono qui per quello. Bene. Ora, le scorciatoie sono finite, la storia è finita. Però attenzione che quando poi coinvolgiamo i filosofi, i sociologi, gli artisti, anche loro hanno la tentazione di prendere scorciatoie, perché è inevitabile, è solo umano. E quindi abbiamo un sacco di rischi, perché l'analisi di questi fenomeni viene fatta usando schemi antichi e antiquati, no? Sono scorciatoie. Dobbiamo stare attenti. Qui c'è bisogno di idee un po' diverse. Ne discuteremo di questo alla fine, se ho il coraggio e se ho il tempo, perché è un argomento delicato. Allora, felici e contenti. Ogni storia dovrebbe finire con felici e contenti. Questa storia qui, purtroppo, può avere due finali diversi. E non sappiamo che finale prenderà. Però nel 2022 c'è una legge. Io ci credo molto a queste cose qua. Abbiamo l'opportunità di fare qualcosa fra un anno, che deciderà se è una storia a lieto fine o no. Prendiamola sul serio questa cosa qui. Però dobbiamo riflettere, e ora l'ultima parte, su questo che abbiamo creato. Per i filosofi, quello che avete visto si chiama un cambio di paradigma. Se ascoltate Thomas Kuhn, lui ha sviluppato questo concetto quando parlava di fisica e voleva spiegarci che si va dalla fisica newtoniana a quella quantistica. Quando cambia il paradigma, cambia tutto. Cambia la definizione di successo, i metodi che sono consentiti. Noi siamo passati dall'idea che l'intelligenza è un sistema logico, di ragionamento, simbolico, a un altro tipo di intelligenza, è chiaro. È cambiato il paradigma. Adesso l'esempio non è più il programma che dimostra i teoremi. Adesso l'esempio di intelligenza è Amazon. Questo è il cambiamento culturale che dobbiamo affrontare noi. Ecco perché il mulino è il posto ideale, secondo me. È un cambiamento culturale.
Negli anni 90-2000 l'intelligenza artificiale ha cambiato paradigma sotto i nostri occhi. Non capita spesso che una scienza cambia paradigma, questo è un esempio. Bene. Uno degli slogan che si sentivano dire molto, ancora oggi, è: ciò che conta è sapere cosa succederà, non perché. L'idea che sapere perché si è deciso qualcosa è incredibile. È importante sapere la decisione. La macchina può dire cosa farà, cosa faremo, cosa dobbiamo fare, ma non perché. Ed era uno slogan in inglese, sapere cosa, non sapere perché. Immaginatevi voi col GDPR che ci impone di dare una spiegazione ai cittadini. Ma queste macchine non sono capaci, strutturalmente capaci, di dare una spiegazione per niente, sono fatte così. Ecco. Se prendessimo sul serio quella legge lì, io non so come potremmo poi applicare queste macchine veramente. Allora, e il paradigma è cambiato con dei vari passi, adesso non ve li ripeto, ma è ovvio che si parte dall'inizio, no? E ci ha messo del tempo a cambiare, ma questa la saltiamo. Bene, mi avvio. Non c'è spiegazione causale per le decisioni delle macchine. Le macchine decidono, noi accettiamo. C'è una relazione molto strana in questo momento fra noi e le macchine. Non è facile fare un audit dei contenuti. Non si sa, se mio figlio mi chiede cosa metto nel curriculum che la macchina mi ha scartato ogni domanda di lavoro, io non so cosa dirgli perché non so cosa fa la macchina, non capisco, non so consigliargli niente. Se chiedo alla macchina di capire chi è il tipico evasore fiscale, la macchina può farlo, analizza tutti i dati del Ministero delle Finanze, delle Entrate, troverà il profilo del tipico evasore fiscale. Potrebbe finire come Lombroso che andava a studiare il tipico abitante delle galere del Piemonte di quegli anni, no? Si fa presto a discriminare in questi casi, no? Questo è un problema che si sta sorgendo adesso. Le macchine imparano dai dati che abbiamo adesso. Bene. Preparatevi alla fine. Sorveglianza. Sorveglianza è inevitabile. Le macchine hanno bisogno dei dati personali per imparare, continueranno a guardarci. Questo è uno sguardo costante. Non è un mezzo, non è un medium tipo McLuhan, non è un filo di rame come un telegrafo. Questa cosa qua si ricorda tutto. Ci guarda, impara, ci influenza. È un tipo diverso di medium. Non pensiamo al telegrafo o al telefono. La macchina deve continuare a guardarci. Il rischio di sorveglianza è chiaro. Persuasione. Questo è il business model attuale. Queste compagnie si finanziano facendo pubblicità. Alla fine devono garantire al cliente un effetto. Senza voler usare parole grosse, insomma, se nessuno segue i consigli della macchina, il cliente non paga. Quindi un minimo di persuasione c'è per garantire le entrate. Sorveglianza e persuasione vanno insieme. La coltivazione dell'opinione pubblica è una cosa che, insomma, l'abbiamo già discussa con i vaccini. È chiaro, no? Effetti sui minori, è chiaro. Tutte queste cose qua sono cose che gli scienziati sociali sapevano già. Bastava chiedere. Non c'è trasparenza, non c'è uguaglianza. Il concetto di uguaglianza è estremamente delicato. Più lo studio, più mi accorgo quanto è complesso il concetto di uguaglianza. Si fa presto a dire garantiamo l'uguaglianza di trattamento, e poi quando si apre ci sono scuole filosofiche diverse, approcci diversi. Non è facile dire a un programmatore di 25 anni fai in modo che la macchina sia neutrale, perché la parola neutrale ha mille significati diversi nelle scienze, nell'etica. Ecco, sono problemi che vanno risolti insieme. E la soluzione non sarà tecnica. Quindi, io insisto, oggi cerchiamo di comprendere a fondo il processo che ha generato i dati. Io non posso darvi un'altra tecnologia, io non so dirvi come far funzionare quell'altro metodo dell'intelligenza artificiale che non ha mai funzionato prima. Io credo che per un po' siamo bloccati con questo, per il momento. Ma cerchiamo di capire i dati, perché il comportamento delle macchine è l'algoritmo che faccio io, più i dati. I dati vanno compresi. Chi li comprende è lo scienziato sociale. Questo spazio in mezzo è quello che secondo me il mulino deve colmare. E secondo me, paradossalmente, ironicamente, la nuova frontiera di questo campo dell'ingegneria è proprio nello spazio in mezzo,
fa scienze umane, sociali e tecniche. Sembra un'ironia incredibile perché abbiamo cercato in tutti i modi di evitarla, con le scorciatoie, e a furia di scorciatoie siamo tornati a quel punto lì. Dobbiamo capire le persone. È uno spazio che sarà critico nei prossimi anni. Vi lascio con, così come c'era una chiara lista della spesa per questo campo negli anni 50, c'è un'altra lista della spesa adesso, di cose da fare, che vi lascerò. Tenete presente che non sono l'unico. C'è da qualche anno parecchio interesse accademico su questi temi. Una cosa che voglio dirvi è che c'è gente che ci sta lavorando in tanti paesi europei e lentamente sta emergendo una comprensione di questa interazione. Però bisogna partire dai fatti. Ecco perché ho insistito nella storia delle scorciatoie. Se non chiariamo i fatti statistici di queste macchine, finiamo per regolamentare qualcosa che non è mai esistito e non riusciamo a regolamentare quello che c'è veramente dentro questi prodotti qua. Ecco perché insisto sui fatti. Allora, noi a Bristol abbiamo questo metodo qui. È talmente forte la tentazione di fare filosofia, perché è così bello, che tutti vorrebbero farla. I filosofi perché sono filosofi, noi perché ci divertiamo. Abbiamo messo a punto il metodo delle 5 del pomeriggio. Allora, se uno ha lavorato fino alle 5 p.m., ha il permesso di fare il filosofo fino all'ora di cena. Quindi alle 5 ci incontriamo e parliamo di filosofia, di queste cose qua. Fino alle 5 però i studenti in particolare devono analizzare i dati. Così poi si sa di cosa si parla. I filosofi sono contenti di essere coinvolti quanto possono nelle tecniche, per fortuna. Speriamo di esportare questo metodo. Ora, noi analizziamo i contenuti dei media, analizziamo Twitter costantemente, analizziamo i giornali inglesi e mondiali. Abbiamo analizzato i giornali storici di 150 anni della British Library per trovare tutti quanti i bias che ci sono sempre stati nella stampa. Bisogna continuare. La lista della spesa, e qui finisco, è questa. Ed è un lavoro per i politici e non per noi. Quali sono i valori ultimi da difendere? Alla fine. Perché in questo momento c'è molta confusione su cosa va difeso. Chi è responsabile quando una macchina prende una decisione sbagliata? Chi è responsabile per l'utente? Riusciamo a misurare se un utente è diventato dipendente o compulsivo. Bene, e avanti, no? La lista è lunghissima. Vedete che c'è lavoro per anni qui. Per chi di voi si occupa di, chi deve fare un dottorato in sociologia, qui avete anni e anni di lavoro. È lecito usare tecnologie persuasive. E quando? È lecito usare algorithmic governance, che è una cosa di cui non ho discusso oggi. Ma quando? Io sono convinto che bisognerà cominciare anche a pagare di più. Cioè, l'idea di avere tutto gratis spinge le compagnie poi a prendere le scorciatoie. E a voi questi servizi andranno pagati alla fine da qualcuno. Bene. Ora, l'ultimo pezzo, per i colleghi accademici, lo dico con cautela perché non voglio essere frainteso. Una scorciatoia che i colleghi accademici prendono spesso nel mondo anglosassone è questa. Adesso, cautela. È vero che ogni cosa, dal riconoscimento delle facce fino alle decisioni giudiziarie, si potrebbe studiare in chiave di discriminazione razziale e di genere. È un fatto vero. Secondo me è una tattica pericolosa, perché le compagnie sono in grado di aggiustare l'algoritmo eliminando la discriminazione. Ma noi rimaniamo con la domanda: vogliamo avere una telecamera in casa che ci riconosce ugualmente o no? È possibile che quello che ci disturba non è tanto la discriminazione, ma il fatto stesso della privacy e della perdita di controllo. Potrebbe essere più utile trovare altri principi da salvaguardare assieme a quello dell'uguaglianza, un principio di dignità, per esempio. Il fatto che l'imputato sia giudicato da un essere umano, forse è un fatto di dignità. Il fatto che la mia domanda per andare all'università sia vagliata da un professore e non da un computer, magari è un fatto di rispetto. Ci potrebbero essere principi al di là dell'uguaglianza che possiamo usare per comprendere questo spazio, io spero. Ma sono domande non per me, ovviamente. Ora, vi lascio questa perché è troppo lunga, ho finito. La prossima frontiera è questa.
Sono convinto di questo, io ci sto lavorando a tempo pieno, la frontiera è questo spazio che il mulino secondo me può fare benissimo. Finora, va detto, la distanza fra le due culture di cui si parla tanto ci sta costando cara. Ecco, non c'è regolamentazione ancora adesso perché le due culture sono così distanti. Cerchiamo di rimediare, Giovanna. Tutto qua. Grazie. Gli ospiti. Ringrazio la stimolante e piena di problemi che ci ha lasciato relazione del professor Cristianini. Saluto anche quelli che ci hanno ascoltato in diretta streaming e adesso ci avviamo verso la sala degli atti, la sala di Renzo, dove ho preparato un piccolo rinfresco per gli ospiti. E dico arrivederci a tutti il prossimo anno. Come sempre.